Ciao a tutti, oggi facciamo una bella passeggiata, siamo in pausa pranzo e mi metto un po' avanti con i video che dovranno essere pubblicati quando, ahimè, ci sarà la brutta stagione. Però è la passeggiata che faccio solitamente in pausa pranzo per fare un po' di movimento, per tenere vive le mie ginocchia. Scusate il controsole, ma il sole è di là, c'è poco da fare. Tra un po' c'è la curva e niente, praticamente è un percorso breve, un percorso che con un passo spedito si fa in una mezz'oretta, attraversa il parco naturale di Monteveglio e oggi c'è anche la notizia uscita sulla pagina Facebook del sindaco che è scappato un toro da un'azienda agricola qui vicino, per cui camminando speriamo di non incontrarlo, ma non si sa mai, potrebbe anche capitare, lo stanno ancora cercando. E di conseguenza sarà una passeggiata forse avventurosa, forse no. Lo scopriremo camminando. Nel frattempo, ecco che c'è la curva, finalmente dovrei tornare visibile e non essere più contro sole. Nel frattempo, buona visione. Stiamo camminando lungo la statale che porta a Stiore, in realtà in direzione opposta rispetto a Stiore, a fianco di uno dei due torrenti che tagliano Monteveglio. Il percorso tra un pochino devia proprio verso la città, verso il parcheggio Cavecchia che avete già visto in alcuni miei vecchi video. Video che poi si aprivano verso dei percorsi trekking attorno al parco naturale di Monteveglio. Qui ne faremo un piccolo tratto, lo vedremo fra un pochino. Ecco, il torrente in questo periodo è abbastanza secco. Si tratta di un torrente molto frequentato dagli ironi. Non so se si vede laggiù in fondo, ce n'è uno bianco tra le sterpaglie di un tratto dove c'è anche un po' d'acqua. E niente, da questo lato di solito è sempre molto ricoperto di ghiaia, ma dall'altro lato del ponte è già più verde e ricco d'acqua. Riconoscerete sicuramente i cartelli della piccola Cassia. Ora ci inoltriamo nel sentiero che porta ai prati di San Teodoro. Questa parte del percorso è una sorta di linea di confine. Sulla mia sinistra ho il paese, sulla mia destra ho il parco naturale. Camminando da queste parti, alcune volte mi è capitato di vedere anche qualche cerbiatto, qualche animale da foresta, diciamo, ma sono casi rari quando vengono in paese in cerca di cibo, nelle stagioni peggiori, diciamo così, quando la natura non offre molto. Eccoci, siamo arrivati ai prati di San Teodoro e incontriamo subito una vigna che ovviamente in questo periodo non rende molto. E poi
poi ci saranno degli alberi da frutto e i veri e propri prati, quelli da cui ho decollato diverse volte col mio drone e che abbiamo attraversato in alcuni percorsi che vi ho raccontato quest'anno, qualche mese fa. Sto tenendo ovviamente un passo un po' svelto per fare l'attività fisica che mi ero promesso. Siamo arrivati al Bosco dei Piccoli, questo significa che una buona parte del percorso, diciamo un terzo abbondante del percorso, è stato fatto. Questo bosco è un percorso didattico per i bambini delle scuole qui di Monteveglio e permette agli insegnanti di spiegare quali sono le piante che crescono naturalmente in questa zona. Siamo dentro al parco in questo momento, ci sono diverse aree in cui i bambini si possono fermare per fare un po' di didattica all'aperto. Non siamo ancora arrivati in cima, e quindi alla metà del percorso, ma già c'è una bella panoramica del paese e delle colline circostanti. La giornata è splendida, i colori sono davvero spettacolari. Eccoci nel punto più alto. Da qui sfortunatamente Monteveglio non si vede, ma è il posto dove normalmente si raccolgono gli studenti per spiegare cosa si può trovare qui nel parco, dalla fauna alla flora e fino anche alle regole per vivere in natura, quindi rispettando l'ambiente in cui ci si trova. E come vedete è una piccola arena realizzata in maniera molto rustica e da qui comincia il rientro. Oggi sono andato particolarmente spedito, sono addirittura in anticipo sui tempi. Bravo io! Siamo arrivati a un altro punto didattico, qui è presente anche un piccolo bacino, lo vedete là in lontananza, e ora mi ci avvicinerò, e in questo bacino c'è qualche esempio delle tipiche faune e flora che crescono sempre in queste zone. Vedremo le canne che crescono nell'acqua e qualche ninfea. Ci dovrebbero essere le libellule, se le riesco a inquadrare, girini, rane e quant'altro. La libellula io la vedo a vista, non so se riesco a inquadrarla. E questo è il laghetto, la libellula sta venendo proprio qua. E anche qui i bimbi fanno didattica, imparano a conoscere l'ambiente, magari a rispettarlo un po' di più di quello che facciamo noi oggi adulti, magari un giorno il mondo sarà più bello. E, se è possibile anche accorciare il percorso tagliando a metà più o meno, il sentiero che porta sempre su alla collina è al di là di questo specchio d'acqua. Io riprendo, siamo ormai a due terzi del circuito, e questo ritorno sulla piccola Cassia. Questo sentiero che abbiamo fatto tante volte, ma non in questo tratto di strada.
E come sempre, in questo caso, tornando indietro, ho alla mia destra il paese e alla mia sinistra il parco naturale. Da qui torniamo a mascherarci perché arriviamo in paese, nel parco cittadino e poi attraverseremo il centro storico per poi tornare dove lavoro. Mi aspettavo che oggi ci fosse il mercato, ero convinto fosse il mercoledì. Pazienza, ci passeremo attraverso. Eccoci sul ponte che attraversa il secondo torrente, che tacque, e questo è più acquoso, meno ghiaioso, diciamo. Siamo ormai alla fine del percorso. Questi tagliaerbe mi hanno sempre affascinato. E poi è una bella villetta, non so se si vede. Eccoci al rientro, siamo ormai tornati al posto di lavoro, è 1:25, per cui sono perfettamente in orario. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!